Io sono brevissimo, volevo solo dare un contributo di chiarezza, soprattutto. Perché, diceva prima lei, questo problema non è di oggi. Io commetti una deliberazione del 2006 in un consiglio comunale aperto, ero consigliere di minoranza, in cui fece proprio un consiglio comunale aperto per questa questione della trasformazione della E45 in autostrada. Mi ricordo che tutti gli intervenuti, quindi non solo la mia rappresentanza politica ma anche gli altri, sollevavano alcune questioni, non ne sapevamo praticamente niente, ci arrivò il punto in bianco questa comunicazione che dovevamo aprire un parere, però non era nemmeno vincolante, semplicemente un parere per dire che lo sapevamo. Si fece il consiglio comunale aperto e si definirono alcune cose che prima di tutto si mettono in evidenza che sia il governo nazionale sia la regione non aveva adottato alcune procedure che ci consentissero di capire com'era il progetto, perché non sapeva nemmeno cosa. E comunque esprimevamo la profonda convinzione che alcune varianti del tracciato che avevano proposto sarebbero state devastanti per Deruta. Perché dico questo? Perché quelle varianti che adesso citava il Mastrini grafico era comparsa successivamente. La prima variante addirittura era una pedicollinare che partiva da Casalina, praticamente sotto le colline di Sant'Enea, Sant'Angelo, San Nicolò, che era una pedicollinare, andava a Sant'Andrea d'Aiano ricollegandosi con lo snorio di Perugia. Quindi era una cosa che con un impatto ambientale devastante, con tutte le conseguenze. Da lì poi noi quindi abbiamo sostanzialmente, ripeto, in minoranza, un parere complessivamente negativo. Poi c'è stato un momento di silenzio quasi assoluto, per cui nel 2011 ci è ritornata alla carica e ci è presentato una richiesta di un parere. Allora, adesso io ho cambiato posizione, non l'opposizione, non sono amministratore. E l'amministratore che fa? Cerca di capire quello che è possibile fare per al massimo eliminare il problema, al minimo migliorarlo. No? E diciamo, ho avuto un carteggio abbastanza fitto con la regione, con anche con il governo nazionale, e perché era stata proposta questa qua, la galleria. Capisce che la galleria, a parte l'opera faraonica, a parte che prima parlavi dello svincolo nord, proprio dovevano abbattere 4-5 case per poter far passare l'autostrada per ritornare sul tracciato, e quindi poi veramente avrebbe tagliato completamente fuori la Deruta, perché praticamente non c'era nemmeno più visibile a nessun livello. Ora, questo lo dico anche perché non vorrei che dobbiamo essere chiari, io voglio sapere se la posizione è quella di Dottorini, che ha detto noi, per essere io, abbiamo fatto l'assurdo di richiedere il mantenimento di un tracciato migliorandolo. Ecco, io per andare poi a confrontarmi con i cittadini bisogna che ci capiamo su questo, perché se riteniamo che sia meglio la galleria o la pedicollinare, questo si può anche proporre. Se sto parlando se comunque la fanno, e ripeto, se la fanno, la fanno indipendentemente da quello che pensa Franco Battistelli o da quello che io sto parlando a livello istituzionale, tanto che c'è questo. Poi a livello di movimento si può fare tutto, non c'è problema, a livello parlamentare altrettanto, però dico, se si fa questa autostrada bisogna capire che a nostro avviso, e questo, tra virgolette, è stato ottenuto che fosse messa in sicurezza la strada e si mantenesse il vecchio tracciato, ma mantenendo i tre svincoli, sud, centro e nord, che non erano chiesto perché lo svincolo del tracciato l'avevano cancellato. Allora, questa è una posizione che abbiamo assunto unitariamente anche in questo caso in Consiglio Comunale, nella misura in cui, ripeto, era la unica possibilità che avevamo per poter incidere minimamente su quel progetto. Dopo, fermo restando, che non a caso sono qui, se si fanno delle iniziative corrette, con chiarezza su quello che dove si vuole arrivare, personalmente lo valuterò e posso essere anche disponibile. Il problema è capirci con chiarezza che vogliamo fare. E ripeto, tornando al piccolo problema, perché è piccolo rispetto a tutto la Orte Mestre, per capirci. Io dico Deruta, dobbiamo capire, non si può, parlo con gli amici di Deruta, li ringrazio che fanno queste iniziative. Non ci possiamo, ecco, quei volantini, io a me ho ricevuto 10 telefonate per dire come ci avevi detto che la galleria non c'è più, invece c'è la galleria. No, io ho le carte, c'è la deliberazione della giunta regionale, la galleria non c'è più, quindi non è che abbiamo raggiunto il massimo,
abbiamo detto che la galleria non c'è più, come non c'è più la pedicollinare, quindi c'è il becco tracciato con tre svincoli. Non va bene complessivamente, questo però è un dato di fatto. Quindi io vi invito, ecco, invito me, invito voi a fare chiarezza di questo. Se vogliamo fare un altro consiglio comunale aperto, io ne abbiamo fatte due, anche questo, veramente, io capisco, voi siete anche più, tra virgolette, giovani politicamente, io sono abbastanza rodato nel tempo. Il consiglio comunale aperto è uno strumento per far conoscere la cosa, sì, ma non può essere il momento di decisionare, perché il consiglio comunale aperto, quando l'abbiamo fatto, numeroso, ci vengono 30 persone, 30 persone in un contesto di 10.000 abitanti. Quindi io ho fatto le mie battaglie, abbiamo vinto anche a livello regionale come ambientalista delle battaglie. Faccio l'esempio della centrale a carbone in Pietrafitta. Quando abbiamo raccolto 15.000 firme, allora si poteva fare il referendum, adesso in regione non si può fare più nemmeno il referendum, però abbiamo fatto questo. Bisogna anche incidere sui meccanismi istituzionali reali che consentono a queste firme, se vanno al governo, se vanno, penso al governo, se ne può importante, qualcosa incideranno, ma se vanno i 50-40 cittadini di denuncia del Consiglio Comunale aperto, io credo che non valga più di tanto. Si potrà anche vagliare questa ipotesi, però ripeto, per chiarezza, noi ne abbiamo fatto uno nel 2006 con la giunta di centro-sinistra, uno nel 2011 con la giunta di centro-destra, quindi è un dato di fatto, questo perché è delle carte. Comunque, personalmente io, ripeto, continuo a ringraziare, mi terrò informato perché è un problema reale, è un problema grande, e anch'io non ho mai creduto, e c'è scritto che non ci fosse il pedaggio, perché non ci avrebbe senso, no? E non ho mai creduto che la promessa che non c'era il pedaggio fosse attuabile, quindi su alcune cose siamo perfettamente d'accordo, facciamo la nostra battaglia, anche questo, cerchiamo di ottenere il più possibile. Io più di così come amministratore non posso fare. Posso fare una domanda adesso, prima parliamo, fate pure le mani, va bene. Chiedo scusa, ma lei ha detto che c'è il progetto di c'era la galleria e che adesso questa l'hanno bypassata. Ora domando a lei come amministratore, e lo dico a voi come cittadini. Ma vi rendete conto di cosa significa questo? Vi rendete conto? Ci rendiamo conto che cosa significa? Cioè, sostituire una galleria con una strada che non passa in galleria, quanto è differente in costo e in sacrifici per i cittadini che quel costo devono pagare? Basta che un'amministrazione locale si impunti su una cosa di questi, rivedono il progetto, che cosa significa? Che sono progetti, come dicevano prima le gentili relatrici, che sono progetti nati solo ed esclusivamente non per il bene delle comunità locali, ma per il bene di quelli che su queste cose devono speculare. Allora, che siate di destra, che siate di sinistra, che siate amministratori locali, voi avete il dovere morale nei confronti dei cittadini che amministrate di opporvi a questo, perché voi state spendendo per conto dei cittadini, non opponendovi a queste cose, perché lo capisce anche un bambino delle elementari che è una cosa, che una opera che fa natura è una opera che non serve ai cittadini, e quindi voi avete il dovere morale, che siate di qualunque colore. Io questo, scusate, volevo solo aggiungere, io penso una cosa, solo un piccolo passaggio, che lei diceva, ma volete che ascoltino i 30 del Tesi, i 30, 50 di Fernani? Allora, non ascolterà, nessuno ascolta 30 persone probabilmente, ma se tutti, chiediamoci, rovesciamo un attimo un pochino il circolo vizioso. Proviamo a pensare, se tutti i comuni del tracciato dessero parere negativo e bocciassero l'opera, invece di legittima la vostra posizione, io credo di saper rispettare legittimamente le posizioni di una maggioranza che è stata votata e che ha deciso di chiedere una modifica al tracciato, no? Rispetto. Ma ci vogliamo chiedere anche se tutti i comuni del tracciato dessero parere negativo, tutti, ma perché lo diano tutti, qualcuno deve pur cominciare, cioè non è che ci possiamo aspettare che lo facciano gli altri, cioè non so, perché sennò allora che ci stiamo, scusate, ma allora che ci stiamo a fare? Siamo dei deficienti utopici, che da
10 anni cercano di bloccare, di ragionare, di far capire, eccetera. Se è vero, io sono una, o vicino a me 20 persone, 50 persone, 30 persone, ma io credo che l'unica strada sia che più persone si mettono insieme e riescono a far cambiare la... una decisione che sembra inamovibile. Ma quelle persone, chi dà senso, il consenso a quest'opera, prima o poi devono ripassare dal nostro voto oppure no? Parlantiamo sempre però. Questo perché c'è probabilmente, perché prevale, probabilmente prevale quel senso di scoraggiamento, quel senso di ma io sono da solo, ma io sono piccolo, ma io qui, ma io là, e nessuno sono, perché che volete, che tu, che volete, che conti, anche a me, a Castello l'hanno detto, che volete che conti, perché tanto il nostro parere non è vincolante, ah certo, appunto, allora se, certo che non è vincolante, ma avrà pure un senso. Chiamano a casa e minacciano. Scusate, era solo...